Allora, inizia il 22, lunedì 22 maggio, finisce il 31 maggio. Il progetto è uno dei primi obiettivi che mi sono prefissa a inizio mandato, e cioè quello di narrare, perché è una delle due parole chiave, e di far partecipare tutti i portatori di interesse che ci sono nella città intorno a questo tema così importante che è sostenibilità. Ed è sostenibilità non specificamente ambientale, per il motivo per cui la sostenibilità va declinata in tutti i settori. Ecco, gli incontri sono stati pensati affinché in ogni giornata si affronti uno specifico tema. Un tema importante è quello della gestione dei rifiuti, dove vorrei insomma che la nostra città come capoluogo di provincia sia un faro per fare delle proposte. E un altro tema molto importante sarà quello della gestione idrica, in senso di acqua amica più che acqua nemica, ma valgono entrambe le possibilità. Ci sono alcuni momenti clou. Oltre al taglio del nastro che sarà martedì mattina, il 23, al Parco Miralfiore. Allora, la giornata per esempio del 24 maggio mattina e quella del 31 maggio, sempre al mattino, è dedicata al racconto, anche qui alla narrazione delle pratiche virtuose degli enti locali. E quindi sarà una giornata con la presenza di assessori anche da altre parti d'Italia che raccontano le loro progettualità, le loro buone prassi da replicare. Il 31 maggio invece in particolare ci sarà la presentazione del monitoraggio volontario, che è diciamo un percorso ideato dalla rete dei comuni sostenibili a cui la città di Pesaro aderisce, ed è un dossier importante che è anche validato dalla Commissione europea. E, per esempio, invece domenica mattina c'è una premiazione da parte dell'Associazione Ricrea, che sarà qui per 3 giorni per illustrare come l'acciaio può essere riciclabile fino alla fine, per tutta la vita. Questo evento si svilupperà in tanti luoghi, quello principale che è stato pensato fin dall'inizio è il Parco Miralfiore, perché tutte le mattine saranno coinvolte le scuole primarie, quindi le elementari e le medie, per fare attività didattica, veramente per toccare con mano quali possono essere esempi di sostenibilità nello stile di vita quotidiano, quindi ad esempio anche veramente la compostiera e il riciclo dell'umido.